Leggiamo oggi il 19° del Purgatorio, come sapete, come al solito leggiamo tutto di seguito, poi continuiamo con la spiegazione, facciamo più o meno a metà canto una pausa durante la quale vi chiedo di inviare i vostri dubbi sulla chat, 5 minuti dopo si riprende. Nell'ora che non può il calor diurno intepidar più il freddo della luna, vinto da terra e calor da Saturno, quando i geomanti lor maggior fortuna veggiono in Oriente innanzi all'alba surger per via che poco le sta bruna, mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sovra i piedi storta, con le man monche di colore scialba. Io la mirava. E come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le facea sporta la lingua e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuol, così le colorava. Poiché l'avea il parlar così disciolto, cominciava a cantar sì che con pena da lei avrei mio intento rivolto. Io son cantava, io son dolce e serena che marinari in mezzo mar dismago, tanto son di piacere a sentir piena. Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco sa usa, rado sem parte, su tutto l'appago. Ancor non era sua bocca rinchiusa quando una donna apparve santa e presta, lunghesso me per far colei confusa. O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Fieramente dicea, ed el venia con gli occhi fitti pur in quella onesta. L'altra prendea, e dinanzi l'apria, fendendo i drappi, e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. Io mossi gli occhi, e il buon maestro, almen 3 voci t'ho messe, dicea, sorgi e vieni, troviam l'aperta per la qual tu entre. Su mi levai. E tutti erano già pieni dell'alto di giron del sacro monte e andavam col sol nuovo alle reni. Seguendo lui portava la mia fronte come colui che l'ha di pensier carca, che fa di sé un mezzo arco di ponte. Quando io udì, venite qui si varca, parlare in modo soave e benigno, qual non si sente in questa mortal marca. Con l'ali aperte che parean di cigno, volseci in su colui che si parlonne tra 2 pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne, cui lugent affermando essere beati, ch'avran di consolar l'anime donne. Che hai che pur in ver la terra guati? La guida mia incominciò a dirmi, poco ammendue dall'angel sormontati. E io, con tanta sospeccion fa irmi novella vision che a sé mi piega, sì ch'io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quell'antica strega che sola sopra noi ormai si piagne, vedesti come l'uom da lei si slega. Bastiti e batti a terra le calcagne, gli occhi rivolgi al logro che gira lo rege eterno con le rote magne. Quale il falcon che prima i piè si mira, indi si volge al grido e si protende per lo disio del pasto della impira, tal mi feci io, e tal quanto si fende la roccia per dar via chi va suso, n'andai infin dove il cerchiar si prende. Com'io nel quinto giro fu discluso, vidi gente per esso che piangea giacendo a terra tutta volta in giuso. Ad esi il pavimento, anima mia, sentì a dir lor con sì alti sospiri che la parola appena s'intendea. O eletti di Dio, li cui soffriri e giustizia e speranza fanno enduri, drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovar la via piuttosta, le vostre destre sien sempre di fuori. Così prego il poeta e si risposto poco dinanzi a noi ne fu, perch'io nel parlare avvisai l'alto nascosto, e volsi gli occhi al Signor mio, ond'elli m'assentì con lieto cenno ciò che chiedea la vista del disio.
Poiché io potei di me fare a mio senno, trassimi sopra quella creatura le cui parole prima notar mi fenno, dicendo: Spirito in cui pianger matura, quel senza il quale a Dio tornar non possi, sosto un poco per me tua maggior cura. Chi fosti e perché volti avete i dossi al sumidi, e se vuo ch'io ti impetri, cosa di là ond'io vivendo mossi? Ed egli a me, perché i nostri diretti rivolge il cielo a sé, saprai, ma prima scias podego fui successor Petri. Intra siestri e chiaveri s'adiva una fiumana belle, del suo nome lo titolo del mio sangue fa sua cima. Un mese e poco più trovai io come pesa il gran manto a chi del fango il guarda, che piuma sembran tutte l'altre some. La mia conversione o me fu tarda. Ma come fatto fui roman pastore, così scopersi la vita bugiarda. Vide che lì non s'acquetava il core, né più salir potiesi in quella vita, perché di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto, misera e partita da Dio anima fui, del tutto avara. Or come vedi, qui ne son punita. Quel cavalizia fa, qui si dichiara in purgazione dell'anime converse, e nulla pena il monte ha più amara. Siccome l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra immerse. Come avarizia spense a ciascun bene lo nostro amore, onde operar perdesi, così giustizia qui stretti né tene, né piedi né le mani legati e presi. E quanto fia piacer del giusto sire, tanto staremo immobili e distesi. Io m'ero inginocchiato e volea dire, ma com'io cominciai ed el s'accorse solo ascoltando del mio reverire, qual cagion disse in giù così ti torse? E io a lui, per vostra dignitate, mia coscienza dritto mi rimorse. Drizza le gambe, levati su, frate, rispose. Non errare, conservo sono, teque con gli altri ad una podestate. Semmai quel santo evangelico suono che dice neque nube, intendesti, ben puoi veder perché io così ragiono. Vattene ormai, non vo che più t'arresti, che la tua stanza mio pianger disagia, col qual maturo ciò che tu dicesti. Nepote ho io di là che a nome alangia, buona da sé, purché la nostra casa non faccia lei per essempio malvagia, e questa sola di là m'è rimasa. Allora, vi ricordate che la settimana scorsa, quando abbiamo letto il canto diciottesimo, avevamo notato che Dante, dopo aver ricevuto la spiegazione sull'amore datagli da Virgilio, era più che mezzanotte, lui aveva sonno, stava per addormentarsi, se non che erano arrivati i penitenti di Accidia. Eravamo appunto nella quarta cornice del purgatorio, che correndo e urlando come baccanali avevano risvegliato Dante. Dopo che queste anime si furono allontanate, Dante effettivamente si addormentò, e vi ricordate che negli ultimi versi del canto precedente descrive l'autore, attraverso alcuni versi, il processo mediante il quale i pensieri diurni diventano il sonno o il sogno. Avevamo detto che, essendo quel canto diciottesimo numericamente coerente con il fatto che Dante avesse un secondo sogno, sembrerebbe che lui ne abbia avuto uno circa l'una di notte, collegato esplicitamente ai pensieri diurni, mentre invece in questo canto diciannovesimo ne fa un altro che, come gli altri due, uno l'abbiamo letto al canto nono del Purgatorio, il terzo lo leggeremo al 27esimo, è preceduto, cioè il racconto del sogno è preceduto dalla stessa locuzione nell'ora che.
che è un, in tutti e tre i casi si fa riferimento alla stessa ora che precede l'alba, dando per scontato da parte dei lettori una credenza antica, del tutto accolta dai medievali, secondo cui presso il mattino l'anima umana, essendosi pulita durante la notte dalle preoccupazioni del giorno, diventa più pura per accogliere il messaggio divino. E quindi tutti questi tre sogni che fa Dante nelle tre notti che trascorre nel purgatorio, il primo dei quali, vi ricordate, coincideva in tempo con il tragitto che faceva l'aquila portandolo dall'antipurgatorio alla porta del purgatorio vero e proprio, tutti e tre, come vedremo da oggi e rivedremo tra qualche settimana, sono sogni veritieri che coincidono con una verità, come nel caso del primo, oppure che l'annunciano profeticamente. Abbiamo avuto modo di parlare di questo fenomeno. Sia all'inizio del canto 26esimo dell'Inferno, quando Dante dice che se è vero quello che si sogna prima del mattino, Firenze tra un po' sarà punita dalle città vicine, e poi nel celeberrimo 33esimo dell'Inferno, quando Ugolino racconta a Dante che lui e i figli avevano sognato vicini all'alba, simbolicamente la propria imminente morte. Allora, il canto si apre appunto con questa locuzione cui accennavo prima: nell'ora che non può il calor diurno intepidare più il freddo della luna, vinto da terra e calor da Saturno, cioè in quell'ora in cui il calore del giorno scorso, cioè che aveva inviato il sole alla terra, non può più intiepidire il freddo proveniente dalla luna, vinto dalla terra e a volte da Saturno, e quindi nel momento in cui comincia a farsi freddo, perché la terra sta perdendo il caldo accumulato il giorno, quindi appunto prima dell'alba. E al verso 4, quando i geomanti, lor maggior fortuna veggiono in Oriente, innanzi all'alba sorger per via che poco le sta bruna. Allora, i geomanti erano degli indovini che facevano dei disegni sulla sabbia e li mettevano in rapporto con le costellazioni delle stelle. E la maggior fortuna di cui parla Dante qua è una traduzione della Fortuna Maio, che è una delle figure appunto formate con le stelle dei pesci. La costellazione dei pesci, come sanno tutti i lettori cui Dante si rivolge, precede quella dell'Ariete, con la quale nella primavera dell'emisfero nord si trova il sole, appunto in questa settimana santa nella quale, come sappiamo fin dall'inferno, ha luogo il viaggio. Che vuol dire tutto questo? Che quando i geomanti vedono questa figura del segno dei pesci in Oriente, cioè dove sta per sbucare il sole, innanzi all'alba, cioè prima dell'alba, vedono sorgere appunto la figura dei pesci attraverso una via che per poco tempo è bruna, perché tra un po' appunto arriverà il sole accompagnato dalla costellazione d'Ariete. Dunque, tutto questo per dire che sono circa le 4, 4 e mezzo del mattino, quindi nell'orario in cui hanno luogo gli altri due sogni veritieri del Purgatorio, e questo invece, come abbiamo accennato la settimana scorsa, visto che numericamente esula dal 9 e i suoi multipli, chiaramente sarà un sogno fortemente diverso e inquietante per Dante. Vediamo che cosa sogna Dante. Al verso settimo, in quell'ora, ha detto: «Mi venne in sogno una femmina balba,
cioè una donna, però insomma la parola femmina ha sempre una connotazione meno degna di donna, che si userà tra un po' nel canto per chi appare appunto nello stesso sogno di Dante. Una femmina, insomma, che è, capite, no? È la stessa etimologia di embra in spagnolo. Una femmina è una parola di registro più basso, mentre invece domina, donna, è più equivalente a signora, dama. Allora, una femmina balba, cioè balbuziente, che non riusciva a pronunciare bene le parole. Negli occhi guercia, quindi strabica, e sopra i piedi storta, con le gambe storte, con le man monche, cioè con i moncherini, e di colore scialba, e quindi pallida in viso. Tutte caratteristiche chiaramente negative, che rendono questa donna del tutto inidonea a destare un'attrazione erotica. E tuttavia, come ora vedremo, nel sogno Dante prova una forte attrazione verso di lei. Quindi al verso decimo Dante riprende un po' questa immagine della terra che si è raffreddata dopo il caldo del sole per annunciare attraverso una similitudine come il suo sguardo amorevole cambiava l'apparenza della donna. Io la mirava. Sapete che il verbo mirare si oppone al verbo guardare o guatare, come una delle forme antiche, perché implica guardare con ammirazione qualcosa, insomma, di miracoloso. E come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le fa faceva scorta la lingua e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuol, così le colorava. Allora io la guardavo, insomma la contemplavo, dice Dante, e così come il sole riscalda e conforta le membra del corpo che si sono raffreddate durante la notte, aggravate, che si fa fatica a muoverle, così il mio sguardo le scioglieva la lingua, quindi gliela faceva capace di parlare liberamente. E dopo, poscia, verso 13, tutta l'indirizzava, cioè la rendeva dritta in poco tempo, e il volto che era smarrito, cioè che era pallido, lo colorava come l'amore richiede, quindi con il colore rosaceo che di solito è descritto nelle poesie erotiche. Quindi questa femmina orrenda, allo sguardo del Dante protagonista del suo proprio sogno, diventa attraente e parlante. E infatti al verso 16, poiché l'avea il parlar così disciolto, cominciava a cantare, sì che con pena da lei avrei mio intento rivolto. Allora, una volta che lei è stata in grado di parlare con la lingua sciolta, cominciava, no, Dante narra il sogno come tuttora si narra, sia in italiano che in spagnolo, in imperfetto. Cominciava a cantare così che con pena mi sarei rivolto altrove, cioè avrei portato la mia attenzione a un'altra cosa. Questa è una primissima dichiarazione molto interessante, soprattutto quando vedremo diciamo, l'interpretazione morale che Virgilio darà a Dante di questo sogno, perché Dante, il Dante protagonista del sogno, indirettamente riconosce che avrebbe potuto distogliere l'attenzione da lei, ma l'avrebbe fatto con pena. E quindi sta, insomma, descrivendo uno suo stato d'animo in cui la volontà è messa da parte
consapevolmente. È un'espressione che ricorda, e non lo dico a casaccio perché appunto ora vedremo che viene nominato l'immenso personaggio di Ulisse, ricorda l'episodio centrale del 26esimo dell'Inferno dove Ulisse, dopo aver citato le sue stesse parole che aveva detto ai marinai davanti alla colonna di Ercole, vi ricordate quel magnifico discorso che finiva con questa terzina famosissima, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Dopo aver chiuso le virgolette piccole, diciamo, del suo proprio discorso diretto, Ulisse aveva detto che i suoi marinai, per questa sua breve, insomma, esortazione a inseguirlo, questa piccola orazione, come dice lui, li aveva resi così acuti, cioè così desiderosi di intraprendere il cammino al di là delle colonne di Ercole, che, aveva detto lui, a malapena poscia li avrei ritenuti. Quindi avrei potuto trattenerli, ma con fatica, a malapena, vero? E perché, diciamo, faccio questa digressione sul canto 26esimo? Che del resto non è molto ortodossa, cioè un'idea che mi è venuta perché attira l'attenzione questo con pena, che poi è un sintagma che appare più avanti anche nel canto, perché appunto al verso 19 il Dante poeta cita quello che cantava la sirena dentro il suo sogno. Io son cantava, io son dolce e serena che marinari in mezzo mar di smago. Tanto son di piacere a sentire piena. Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco s'ausa, rado sen parte, sì tutto l'appago. Allora, questa sirena, che in realtà è una femmina del tutto deforme, ma che Dante vede come bellissima e seducente, canta: io son dolce e serena. Allora, vedete che già la ripetizione di io son dà l'idea del canto, appunto, e del fascino che hanno i suoni. E poi l'aggettivo dolce è molto importante perché, come voi sapete, Dante stesso si serve di questo aggettivo per caratterizzare la sua poesia di giovinezza, lo vedremo tra qualche canto, e perché la dolcezza si oppone e all'amarezza, per esempio, che c'era nella Selva Oscura, tant'è amara che poco più è morte, diceva Dante nel primo canto. E quindi è una promessa quella della sirena di una beatitudine che poi, come vedremo, si rivelerà insomma falsa, ma si vanta appunto di indebolire la volontà dei marinari. Che marinari in mezzo mar di smago. Di smago vuol dire, diciamo, indebolisco, faccio perdere forze. Ma vedete come l'allitterazione sul bilabiale, marinari in mezzo mar di smago, rende appunto dolce, cantabile e seducente il proprio discorso. Tanto son di piacere a sentire piena, cioè tanto riempo di piacere quando mi si sente nel canto. Ora, voi probabilmente ricorderete quell'episodio dell'Odissea, delle sirene, insomma, temute ma anche desiderate da Ulisse, al punto che ricorderete, Ulisse chiede ai marinari di bloccarsi gli orecchi per non essere distratti. Rischiosamente dalla strada, mentre lui si fa legare al palo della nave per sentire il loro canto. Questo è uno dei pochi episodi dell'Odissea che Dante conosce attraverso la traduzione e l'interpretazione di Cicerone,
e che non era presente nell'episodio di Ulisse dell'inferno, ma appare qua, non casualmente, in bocca di un personaggio che, diciamo, coinvolge Dante stesso. Abbiamo avuto modo di notare, quando abbiamo letto quel canto 26esimo dell'inferno, la quantità di ponti che stabilisce Dante tra il viaggio di Ulisse e quello proprio nell'aldilà, la attrazione che esercitava Ulisse al punto che Dante, insomma, si deve tenere da una roccia per non cadere nella bolgia nella quale c'è Ulisse, ma non riesce a mettersi dritto, è sempre chinato verso di lui per desiderio. E qui appare di nuovo una sirena che chiaramente sta tentando Dante e che si vanta, come ora vediamo, di aver attratto Ulisse dal suo cammino. Dice al verso 22: Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio. Allora io feci venire Ulisse, che era desideroso della sua strada, verso il mio canto. Ora, questo non è vero, insomma, cioè Ulisse sente il canto delle sirene, però i marinai, essendone sordi, chiaramente non si deviano. E quindi c'è già qua una sorta di menzogna esplicita di questa sirena che, nominando Ulisse, sembra di voler ingannevolmente sedurre Dante, che è un alter ego di Ulisse, ma chiaramente positivo perché il suo viaggio, a differenza da quello dell'eroe pagano, è un viaggio guidato dalla grazia, vero? E poi sostiene: E qual meco s'usa, rado sem parte, si tutto l'appago. Cioè, e chi si abitua a me, si usa. Rado, cioè poche volte se ne parte, cioè è difficile allontanarsi da me, così la pago totalmente, cioè così riempo il suo desiderio. Va bene? Allora, evidentemente, se questa sirena ha potuto cantare queste tre terzine, Dante ne è affascinato, insomma, interno al sogno, la sta sentendo, e al verso 25, chiuse le virgolette del canto della sirena, ma continua, diciamo, la narrazione del sogno, ancor non era sua bocca richiusa, cioè non aveva ancora finito di cantare, quando una donna apparve santa e presta, lunghesso me per far colei confusa. Allora, quando una donna, vedete, diciamo il contrasto, come vi dicevo, tra femmina per il primo personaggio e donna per il secondo, questa è santa e presta, sollecita, che viene lungo accanto a me per rendere lei confusa, cioè per smascherarla. E questa donna, che vi ricordo è sempre dentro il sogno di Dante, al verso 28 chiama Virgilio, un Virgilio interno al sogno di Dante. Eh? O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Chiaramente dicea. Ed el venia con gli occhi fitti pur in quella onesta. Cioè chiama Virgilio e gli dice chi è questa? Come rimproverandogli, come mai hai permesso che si avvicinasse a Dante, che ti è preso. Quindi è sottinteso che Virgilio ha abbassato la guardia e quindi il suo solito atteggiamento vigile è fallito per un attimo, lasciando Dante in preda alle tentazioni della sirena. E quindi questa, che diciamo richiama l'attenzione di Virgilio, questa donna ferocemente lo richiama e lui allora la insegue per venire verso Dante con gli occhi fissati solo in quella donna onesta, quindi evitando volontariamente di guardare la sirena, il che, insomma, essendo Virgilio, come sappiamo, simbolo della ragione, la conoscenza umana, implica il pericolo che è per la ragione questa tentazione,
E come la ragione in questi momenti di debolezza, di fragilità, deve unirsi volontariamente alla donna santa che è diversamente interpretata dagli studiosi, ma che probabilmente è la grazia divina che viene appunto in aiuto di Dante, che rappresenta l'uomo, davanti alle tentazioni ingannevoli, di quei beni. Verso i quali, come abbiamo imparato nel canto 17, bisogna moderare l'amore. Va bene? Mi sa che sto facendo frasi più lunghe del solito, vi chiedo scusa, vediamo se poi quando Virgilio spiega questo rimane più chiaro. Va bene? Allora, Virgilio si avvicina, richiamato, insomma. Da questa donna santa, guardandola sempre, si avvicina a Dante, anzi, si avvicina a questa sirena, questa femmina, al verso 31, l'altra prendea e dinanzi la pria fendendo i drappi e mostravami il ventre, quel mi svegliò col pulso che n'uscia. Cioè, allora prendeva l'altra donna, la femmina Balba, e gli apriva insomma i vestiti rompendoli, facendo vedere il basso ventre a Dante, quindi probabilmente gli organi genitali, e quel ventre svegliò Dante con il fetore, il pulso che usciva da lì. E quindi smaschera appunto questa donna facendo sentire a Dante il vero cattivo odore che proviene da questa donna che lo stava seducendo. Va bene? Allora, evidentemente il Dante del sogno, il Dante interno al sogno, si schifa davanti a questa puzza. E quindi l'incantesimo di questa sirena si frange e nello stesso tempo il Dante sognante, cioè il protagonista del libro, si sveglia. E al verso 34, già sveglio, io mossi gli occhi e il buon maestro, al mentre voci t'ho messe, dicea, sorgi e vieni, troviamla aperta, per la qual tu entri. Allora Dante, svegliatosi, muove gli occhi attorno per vedere dov'è e Virgilio, nominato non a caso buon maestro, rimprovera Dante. Almeno 3 volte ti ho detto di venire, quindi evidentemente Virgilio stava svegliando Dante, cercando di sottrarlo a questa visione inquietante di cui era preda, ma Dante non si svegliava. Surgi e vieni, cioè alzati e seguimi, troviamo l'aperta per la quale tu entri, cioè troviamo l'apertura della roccia attraverso la quale possiamo lasciare la quarta cornice e andare verso la quinta. Allora il povero Dante, scosso dal maestro, ma ancora molto turbato dal sogno che ha fatto, insegue Virgilio. Verso 37. Su mi levai e tutti erano già pieni dell'alto di Giron del Sacro Monte e andavamo col sol nuovo alle reni. Allora Dante si alza e vede che tutti i gironi del Purgatorio sono già illuminati dai raggi del sole e camminavano lui e Virgilio col sole nella schiena. Seguendo lui, portava la mia fronte come colui che l'ha di pensier carca, che fa di sé un mezzo arco di ponte. Allora Dante dice, inseguendo Virgilio, io portavo la mia fronte bassa, cioè Dante è capochino, come chi ha la testa piena di pensieri e quindi carica, pesante, che fa del suo proprio corpo un ponte di mezzo arco. Quindi Dante cammina chino, il che è sempre un simbolo dell'attrazione dei beni della terra, perché come sappiamo fin dal primo canto dell'Inferno
c'è un produttissimo contrasto in tutta la commedia, del resto ereditato insomma, dalla simbologia dell'epoca, tra il basso e l'alto, no? Non a caso Dante, scendendo verso Lucifero, verso il male, scusate, c'è qualcosa che... Link di lettura, per favore, dice qualcuno, e non so che vuol dire link di lettura. Anna che lo sta domandando, non so che cosa vuole. Il canto stesso non ce l'ha? Vabbè, non lo so, scrivo qua. La solita pagina della Dantesca italiana dove ci sono tutte le opere di Dante, potete leggere i canti da lì, se era quello che voleva questa persona. Vabbè. Allora, prego, non so se era questo. Bene, allora, dicevamo che Dante cammina chino, curvo, insomma. Per il peso dei pensieri che gli sono rimasti da questa visione, insomma, come quando uno ha avuto un incubo e non riesce a togliersi dalla testa, le immagini brutte che ha visto, e allora, arriva, come siamo già abituati, quando si passa da una cornice all'altra, l'angelo, vero? Che è toglie come al solito il pi che corrisponde all'ultimo peccato visto da Dante. Al verso 43, quando io di venite qui si varca, parlare in modo soave e benigno qual non si sente in questa mortal barca. Cioè Dante sente che lui e Virgilio sono invitati chiaramente da un angelo, lo sappiamo che è un angelo perché venite da questa parte si passa. È detto in un modo così soave e pieno di bontà che non è il tipo di discorso che si sente nel mondo, cioè in questa zona mortale, è detto dal Dante scrittore, vero? Che ormai è tornato al mondo mentre sta scrivendo. Con l'ali aperte che parean di cigno, volseci in su colui che si parlonne tra due pareti del duro macigno. Allora, con l'ali aperte, che sembravano quelli di un cigno, ci fece volgere verso l'alto quello che aveva parlato prima, che aveva detto venite qui si varca, tra due pareti del duro macigno, cioè della roccia, insomma, di cui è fatta la montagna del Purgatorio. Quindi Dante e Virgilio intraprendono la salita verso il nuovo girone, in una via stretta, una scala che si ritaglia nella roccia. Mosse le penne poi e ventilonne, qui lugen, affermando essere beati, che avran di consolar l'anime donne. Allora, mosse le ali e ci ventilò, chiaramente lì, anche se Dante non ce lo dice, capiamo che viene cancellato il quarto P che aveva, insomma, nella fronte, affermando che qui lugent sono beati, cioè qui Dante sta mescolando due parole in latino con il resto in italiano, qui lugent vuol dire i piangenti, quelli che piangono. Si sta citando una beatitudine evangelica, come al solito, presa dal Vangelo di Matteo, in cui si dice che quelli che piangono troveranno consolazione. E infatti, poi si aggiunge affermando che quelli che piangono saranno beati perché avranno donne, cioè perché saranno anime padrone di consolazione, donne di consolare. Va bene? Questo è interessante che Dante
qui metta in bocca dell'angelo questa beatitudine in rapporto con l'accidia, perché vi ricordate che l'accidia, insomma, il peccato che si purga in questa cornice che Dante e Virgilio stanno lasciandosi dietro, è un peccato che consiste, come l'ha detto Virgilio più di una volta, nell'amore moderato verso Dio. E quindi il fatto che qui si celebri il pianto sembra collegato all'amore che porta verso la sopportazione del dolore, e quindi l'amore che desta il coraggio di non sottrarsi alla sofferenza e di piangere, come nei casi per esempio dei martiri, che come ricorderete sono quelli appunto dati in esempio della virtù opposta dell'ardore di carità che si oppone non a caso all'accidia. Allora, qui è molto interessante perché ora, scusate perché qui qualcuno scrive qualcosa, scusate, c'è Alice che permanentemente fa un gioco di immagini con Claudia che risulta disturbata. Per favore chiudete i microfoni, grazie. Allora, qui è interessante perché Dante ha avuto, ha appena avuto questo sogno, si è svegliato, sappiamo che sta camminando capochino, pensieroso a causa delle immagini che ha visto, ma è addirittura passato dall'ala dell'angelo che gli ha tolto il pi che rappresenta l'accidia, sta ormai salendo e ciò nonostante continua ad essere pensieroso, perché lo sappiamo perché Virgilio al verso 52 gli domanda: che hai che puri in ver la terra guati? Cioè, che ti prende? Che hai che continui a camminare guardando verso il basso, il che è del tutto contrario a ciò che si deve fare, che guardare verso l'alto, va bene? La guida mia incominciò a dirmi, poco amendue dall'angel sormontati, cioè un po' Virgilio mi cominciò a dire poco dopo aver superato l'angelo. Cioè addirittura Dante è stato a contatto con l'angelo, ma non ha perso, insomma, questa allarme nella quale l'ha messo il sogno della femmina Balba. E quindi al verso 55 Dante risponde a Virgilio che è appunto questo incubo, questo sogno demoniaco che continua a fissarsi nel suo pensiero. E io con tanta sospeccion fa irmi novella vision che a sé mi piega, sicch'io non posso dal pensare partirmi. Allora Dante risponde con questo sospetto, con questa paura, no? Sospetto un misto di dubbio e paura, mi fa andare una recente visione, cioè un sogno che ho fatto da poco, che mi piega verso di sé in modo che io non posso appartarmi dal pensare a questo, no? Qui è molto interessante perché capiamo che Dante continua a pensare a questa visione e non a caso descrive il proprio stato d'animo attraverso questo verbo piegarsi, no? Che mi piega a sé, che è un verbo di cui abbiamo avuto modo di parlare la settimana scorsa, perché Virgilio nella sua esposizione sull'amore aveva appunto detto che l'animo si volge inevitabilmente verso l'immagine interna che dispiega la mente di un oggetto piacevole esterno e che quel volgersi non ha alcuna responsabilità, è istintivo, se non che se a quella prima voglia di conoscere e di amare, che è istintiva,
si aggiungono tutte le altre voglie, tutti i desideri, quello vuol dire che l'animo si piega, non solo si volge, si piega verso quell'immagine e quel piegare è amore. E forse ricorderete, diciamo, l'importanza che ha questo verbo, perché io la settimana scorsa credo di aver fatto una breve digressione sull'uso di questa parola nel canto appunto di Ulisse, dove Dante aveva detto a Virgilio, dopo aver pregato e ripregato di permettergli di aspettare che la fiamma d'Ulisse di Diomede si avvicinasse al ponte per parlarci, gli aveva detto: vedi che del disio ver lei mi piego. E quindi vedete come tutto torna, la sirena che chiaramente appartiene al, diciamo, al mondo di Ulisse e che nomina direttamente Ulisse, sta piegando il pensiero di Dante in un modo talmente esclusivo che lui non riesce ad allontanarsi da questa immagine, nemmeno avendo, insomma, superato l'ala beatifica dell'angelo. E allora Virgilio, ricordando implicitamente a Dante che Dante non ha bisogno di dire, insomma, che cosa gli capita, perché come sappiamo bene, Virgilio sa ogni singolo pensiero e sentimento che attraversa la mente del discepolo. Ora vedremo con quale efficacia e dono di sintesi, Virgilio analizza, interpreta il sogno di Dante, cioè Virgilio sa benissimo che cosa Dante ha visto e quindi glielo spiega. Questo è un unicum, perché nei tre sogni che fa Dante, questo è il solo che merita l'intervento interpretativo di Virgilio, perché dei tre sogni è il solo che ha lasciato Dante così turbato. E quindi Virgilio al verso 58 risponde a Dante: vedesti, disse, quell'antica strega che sola sovra noi ormai si piagne, vedesti come l'uom da lei si slega. Allora, quello che hai visto è quell'antica strega che è la sola che si piange ormai sopra di noi, cioè la strega che attrae con i falsi beni del mondo, il cui amore smoderato è punito nelle tre cornici che sono rimaste sopra di noi, cioè la cornice dell'avarizia e la prodigalità, che è quella cui avremo modo di, insomma, analizzare subito dopo, perché Dante e Virgilio stanno per entrare appunto in quella quinta cornice, la gola e la lussuria, che sono, vi ricordate, questi tre, insomma, peccati di incontinenza che consistono, secondo la spiegazione che ha dato Virgilio al canto 17, nell'aver esagerato nell'amore verso quei beni secondari che promettono una felicità che non danno. Va bene? Quindi che sta dicendo Virgilio? Hai visto la rappresentazione delle tentazioni dei penitenti di qua sopra. E quindi è un sogno che annuncia il tipo di male con il quale avremo contatto da ora in poi, finché non finisce il purgatorio. Va bene? E vedesti anche, e qui Virgilio si riferisce alla seconda parte del sogno, all'intervento di questa donna che chiama il Virgilio interno del sogno, come l'uomo si slega, cioè si libera da lei, cioè si libera da queste tentazioni, e cioè attraverso l'intervento della grazia, rappresentato simbolicamente dalla donna santa e presta, che guida la virtù della ragione rappresentata da Virgilio e che deve smascherare la puzza che si nasconde dietro i falsi piaceri della sirena.
Va bene? Allora, dopo aver detto questo, in contrasto con questa dolcezza del canto della sirena che abbiamo notato, fa un'allitterazione attorno alla M, guardate con quale potenza rigida Virgilio invita Dante ad affrettare il passo. Bastiti e batti a terra le calcagne, e quindi cammina forte, perché evidentemente Dante tutto chino stava camminando incerto. Gli occhi rivolgi al logoro che gira lo rege eterno con le rote magne. È come se Virgilio dicesse, invece di continuare a guardare verso terra, rivolgi gli occhi al logoro. Il logoro era il richiamo, l'uccello di legno falso che usavano i falconieri per attirare il falco. Allora dice, rivolgi gli occhi a questo richiamo divino, cioè il logoro che gira Dio, il re eterno, con le rote magne, cioè con i cieli. Cioè guarda la bellezza del cielo che è un invito di Dio verso l'alto. Vi ricordate che poco fa Virgilio aveva fatto questo contrasto? Giravi il cielo attorno, cioè chiamavi il cielo attorno, vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne e l'occhio vostro pure a terra mira, no? E quindi era un rimprovero agli umani che si lasciavano sedurre dai beni del mondo, trascurando l'invito divino ad andare verso l'alto. E qui, siccome Dante sta facendo quello, perché ha appena confessato di avere la sua testa del tutto occupata, piegata dal peso dell'immagine della sirena, Virgilio gli ricorda questo logoro, questo richiamo che lo deve fare star dritto e guardare verso l'alto, simbolicamente abbandonare le tentazioni del mondo ed andare verso Dio. Allora, finite le parole di Virgilio, il Dante poeta riprende la stessa metafora del logoro che implica l'attività del falconiere e quindi lui stesso fa una similitudine con il falco, quale il falcon che prima pie si mira, indi si volge al grido e si protende per lo disio del pasto che là il tira, tal mi fec'io. E tal quanto si fende la roccia per dar via chi va suso, n'andai fin dove il cerchiar si prende. Allora Dante dice: come il falcone, come il falco, che prima si sta guardando i propri piedi, e quindi davanti al grido del falconiere si rivolge in alto e si protende, quindi si stira verso l'alto a causa del desiderio del cibo che lo attira verso l'alto, così mi feci io, cioè che prima guardavo in terra e poi il richiamo di Virgilio mi fa guardare verso l'alto, tentato dal cibo spirituale che proviene dal cielo, e tutto quanto si fende la roccia, cioè l'apertura della pietra per dar via a chi va verso l'alto, camminai fin dove si riprende il camminare in cerchio, cioè fin dove si apre la quinta cornice. Quindi Dante prende forza dalle parole di Virgilio e cammina verso l'alto e diciamo, quando arriva alla quinta cornice si dischiude, come dice il verso 70 che leggeremo dopo la pausa, quindi si trova aperto sulla quinta cornice in uno stato di liberazione del corpo che prima camminava stretto tra la roccia e che chiaramente è simbolo della sua nuova apertura e liberazione mentale dopo che Virgilio gli ha spiegato non solo che cosa significava la strega,
ma anche come ci si libera, seguendo appunto la ragione che ha mandato la grazia, che nel suo viaggio è Virgilio. Allora, visto che dal verso 70 in poi inizia la seconda parte del canto, dove veniamo a contatto con i nuovi penitenti della quinta cornice, vi propongo di fare ora i 5 minuti soliti di pausa. Vi chiedo di inviarmi se ne avete le vostre domande e tra 5 minuti ci rivediamo e cerco di rispondere. Grazie. Prendiamo, guardo un attimo la chat. Beh, allora io ogni tanto spengo tutti i microfoni, solo che poi se qualcuno di voi vuole parlare ha la possibilità di aprirlo. Non so perché qualcuno dice, sì, la settimana scorsa c'è stata la lettura d'Antis, 2 settimane fa. Non c'è stata per via del convegno e della lezione che ha fatto il professor Cataldi, che siccome versava anche su Dante, mi era sembrato, non solo volevo sentirlo, anche perché facevo parte dell'organizzazione del convegno, ma mi sembrava anche che poteva essere interessante per qualcuno di voi, va bene? Se qualcuno di voi ha perso qualche lezione, sapete che tra qualche giorno appaiono le registrazioni su YouTube, sul canale dell'ambasciata, e quindi potete vedere la lezione con qualche ritardo, ma non è grave, no? Perché se abbiamo aspettato 700 anni, possiamo anche ritardare di qualche giorno la lettura di Dante. Allora, Grazie, grazie. Prego, allora se non ci sono dubbi sull'antica strega, sulla femmina Balba, se non volete domandare niente, allora riprendiamo da dove avevamo lasciato la lettura. Al verso 70, Dante appunto finisce, dopo la spiegazione di Virgilio, finisce la sua salita dentro questa apertura della pietra. E narra così: com'io nel quinto giro fui dischiuso, vidi gente per esso che piangea giacendo a terra tutta volta in giuso. Cioè, non appena io fui dischiuso, quindi mi liberai dalle pareti che mi opprimevano nel quinto giro, quindi nella quinta cornice. Vidi gente che piangeva giacendo tutta rivolta in giù verso la terra, quindi sono sdraiati per terra con la schiena verso l'alto e guardando verso il basso. Chiaramente piangono, che è appunto quello che fanno le anime del purgatorio. Recitano queste anime un salmo che ora vediamo qual è e come lo dicono. Al verso 73: Ad aesit pavimento anima mea sentì a dir lor con sì alti sospiri che la parola appena si intendea. Allora, questo salmo inizia con questa sorta di confessione, chiaramente in latino, che sarebbe: la mia anima ha aderito al pavimento, e quindi alla terra, e loro lo dicevano con sospiri così profondi che a malapena si poteva capire il testo. Allora, come abbiamo detto prima, qui ci sono gli avari e capiremo anche tra 2 settimane anche i prodighi che si allontanano dal giusto mezzo virtuoso, ma per difetto anziché per eccesso, come nel caso degli avari. Vi ricordate che avari e prodighi sono puniti anche nell'inferno con un contrappasso che gli fa, insomma,
trasportare in continuazione dei macigni, no? Delle pietre molto pesanti. Quindi in entrambi i casi c'è questo elemento della pietra che rappresenta i beni materiali, cui loro hanno dato troppa importanza e che quindi fanno anche parte della punizione. Ora, c'è un dantista che ha notato, molto sagacemente, che questo stesso verbo adaesi, il verbo adereo del latino, viene usato da Cicerone proprio nell'episodio sulle sirene, che è, come dicevamo, la fonte diciamo, di questi versi. Della femmina Balba del sogno di Dante, perché dice appunto come per tentazione del canto delle sirene ci si aderisce alla roccia dove loro stanno cantando, va bene? E quindi qui sorge un problema ancora non risolto, è probabilmente irrisolvibile, ma lo condivido almeno brevemente con voi, e cioè l'immagine della sirena che è legata esplicitamente alla figura di Ulisse e che, secondo la spiegazione di Virgilio, rappresenta simbolicamente i beni che si scontano in queste tre ultime cornici del purgatorio, presenta il problema del rapporto che dovrebbe stabilirsi tra la figura di Ulisse, che, come abbiamo detto tante volte, occupa un canto importantissimo dell'inferno, e i peccati di avarizia, gola e lussuria, che sono appunto quelli che, secondo dice Virgilio esplicitamente, rappresenta questa sirena. Perché è un problema? Perché nel canto 26esimo dell'Inferno non sembra di esserci alcun cenno a queste tentazioni materiali. Semmai, indipendentemente dalla posizione che occupa Ulisse con Diomede in quella ottava bolgia dell'ottavo cerchio, come conseguenza di questi tre misfatti di frode, no? Di cui Virgilio dichiara l'importanza, no? Il furto del Pallade Ateneo, il travestimento. Per portare Achille in guerra il cavallo di Troia, indipendentemente da questo, che non sembra di c'entrare niente con la sirena questa, nel discorso che fa Ulisse in questo magnifico canto 26esimo, appare invece l'idea del mancato rispetto dei limiti posti dalla deità alla conoscenza umana. In quel famosissimo episodio che racconta Ulisse, in cui lui e i suoi marinai si trovarono di fronte alle colonne di Ercole e decisero di andare oltre. Quindi ci sono degli studiosi che si domandano che c'entra questa superbia intellettuale che emerge dal discorso di Ulisse con questi tre peccati che secondo Virgilio rappresenta la sirena, no? E perché faccio questa digressione a proposito di questa parola aderire? Perché qui attraverso questo verbo sembra di esserci un tratto comune tra l'avarizia di cui si sono macchiati questi personaggi che adesso debbono aderire il ventre contro la pietra come punizione e la tentazione della sirena. Ed effettivamente, se uno guarda, come è lecito e salutare fare per capire che cosa intende Dante per un certo peccato, la Somma Teologica di San Tommaso, vede che per Tommaso
L'avarizia non è solo di cose materiali, non è solo di soldi, bensì può essere anche ambizione di potere, di essere altolocati e anche di sapere, cioè avidità di sapere al di là di quello che l'uomo può sapere per se stesso. In quel senso si potrebbe avanzare l'ipotesi che Dante, identificandosi con l'Ulisse di Malebolge, in qualche modo si trova avaro, avido di conoscenza come era Ulisse. E questo c'entrerebbe con l'interpretazione che appunto dà Cicerone del Canto delle Sirene. Voi sapete che questo episodio delle Sirene è di una produttività veramente enorme nella nostra cultura. Ci sono moltissimi, insomma, riferimenti e riformulazioni artistiche, letterarie, filosofiche di che cos'è questo canto che attira così tanto, che fa andare oltre il proprio obiettivo. E Cicerone dà un'interpretazione del canto delle sirene che è particolarmente consono con la figura dell'Ulisse dantesco, perché lui dice che le sirene sono la conoscenza. Sono la conoscenza del mondo e che quindi Ulisse, quello che non poteva, diciamo, rassegnarsi a non sentire, era la saggezza, la conoscenza, non le tentazioni sensuali come secondo altri sono presenti nel canto delle sirene. E quindi, se è così, ci torna che Dante si identifichi in qualche modo con le tentazioni dell'avarizia. Dante non si è mai identificato con uno che vuole più beni materiali. Da questo si è sempre dichiarato molto lontano, vero? Però la voglia di conoscere più di quanto è dato all'uomo conoscere sì può essere stata una sua tentazione e forse perciò è rimasto così turbato dalla femmina balba del proprio sogno. Vedo che c'è qualcosa sulla chat. Qualcuno domanda se ci può essere avarizia dei beni spirituali. No, perché i beni spirituali derivano da Dio, il cui amore, come ci insegna il contrapasso della Cidia, e come dice Virgilio stesso nella spiegazione sulla classificazione dei peccati, nel canto 17, Dio va amato senza limiti, in un modo esorbitante. Sono i beni secondari, quelli che non danno la felicità, quelli il cui amore si deve moderare. Juan Pablo dice, nota effettivamente che fino al XX secolo e anche oltre, direi, c'è un film dei fratelli Coen, se non sbaglio, che è un rifacimento appunto dell'episodio Omerico delle Sirene. Sì, c'è questa interpretazione molto interessante di Kafka, secondo cui il canto delle sirene è il silenzio. E quindi la potenzialità assoluta di suoni e di messaggi. Sì, infatti, vabbè, come tutto Omero, no? Come insomma, Omero, i poemi omerici e la Bibbia sono, diciamo, di una ricchezza chiaramente inesauribile per la nostra cultura, vero? Continuiamo a tornarci, a pensarci e continuano questi episodi a farci riflettere, infatti. Allora, queste anime dei penitenti di avarizia e di prodigalità, che Dante ha appena sporto in questa nuova cornice, sono tutti sdraiati contro, diciamo, guardando verso il basso e in mezzo ai sospiri e ai pianti. Recitano
questa confessione attraverso la citazione del Salmo, in cui dicono di aver aderito la propria anima al pavimento, cioè alla terra, in contrasto con la spiritualità che c'è all'alto. Allora, al verso 76, Dante trascrive le parole che, come sappiamo, solo al verso 82 disse Virgilio, che chiaramente si rivolgono, sono parole che si rivolgono a questi penitenti. O eletti di Dio, i cui soffriri e giustizia e speranza fammen duri, drizzate noi verso gli alti, saliri. Cioè Dante, un po' per dare animo a queste anime sofferenti, dice: o eletti di Dio, quindi scelti per la salvezza, le cui sofferenze la giustizia e la speranza fa meno, no, scusate, le cui sofferenze, adesso capisco diversamente il verso da come l'ho sempre capito. Allora, la speranza rende meno dure le sofferenze della giustizia divina, indirizzate noi verso la salita alta. Quindi Virgilio chiede, come al solito, indicazioni su come andare verso l'alto. E senza un verbo che lo chiarisca, si aprono altre virgolette al verso 79, che chiaramente sono la risposta di un'anima che è lì, di un penitente. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovare la via piuttosto, le vostre destre siano sempre di fuori. Allora, se voi state camminando esonerati, no, sicuri dal giacere, quindi non dovete, diciamo, pulire in voi l'avarizia, e volete arrivare la via per andare su il più presto possibile, mantenete le vostre mani destre sempre al di fuori, quindi camminate sempre in senso orario, quindi contrariamente a quello che si faceva nell'inferno, vi ricordate che si scendeva verso la sinistra. Allora, al verso 82, sono lì, il Dante scrittore ci dice di chi erano queste battute: così pregò il poeta e si risposto poco dinanzi a noi ne fu, perché io nel parlare avvisai l'altro nascosto e volsi gli occhi agli occhi al Signor mio. Allora, così pregò Virgilio chiedendo un'indicazione stradale, e così fu risposto un po' davanti a noi, per cui io nel parlare riuscì a vedere l'altro nascosto. Allora, di questo verso 84 ci sono due interpretazioni abbastanza differenti. Secondo alcuni, quello che Dante vuole dire è che quando sentì che parlava uno dei penitenti, riesce a vedere la faccia che prima era nascosta perché stava guardando verso il basso, e quello sarebbe l'altro nascosto. Quindi, secondo questa interpretazione, il verso 84 si parafraserebbe così: nel momento in cui lui parlò, potei vedere la parte del suo corpo che prima mi si nascondeva. Secondo altri, invece, l'altro nascosto non si riferisce al corpo del penitente, bensì al parlare, dello stesso verso 84. E quindi si riferirebbe a un senso occulto, simbolico, che ci sarebbe in questa indicazione dei versi 79-81, e soprattutto 81, e cioè, secondo questa seconda interpretazione, il verso sarebbe: io mi resi conto del senso nascosto che c'era nel parlare di quest'anima, che aveva detto: mantenete sempre le mani al di fuori. E quindi, secondo quelli che interpretano così, in questa indicazione dell'anima
l'idea che per salire verso Dio al più presto bisogna mantenere le mani sempre aperte al di fuori, quindi con generosità, anziché usarle per accumulare beni come hanno fatto gli avari. Allora, lo sappiamo che cosa ha voluto dire Dante, ma il certo è che al verso 85 Dante, sentendo questo discorso, guarda significativamente Virgilio come chiedendogli permesso di parlare con le anime, come ha sempre fatto nel viaggio, e al verso 86, ond'egli m'assentì con lieto cenno ciò che chiedea alla vista del disio, per cui lui mi fece un segno probabilmente sorridente per acconsentire quello che con la vista vedeva che era il mio desiderio. Allora Dante appunto si sente libero di agire come vuole e al verso 88. Poiché io potei di me fare a mio senno, trassimi sopra quella creatura le cui parole pria notarmi fenno, dicendo. Allora, una volta che io potei agire come io volevo, mi trassi, cioè arrivai fino a essere vicino a quella creatura, le cui parole prima me lo fecero notare. Dicendo, allora Dante al verso 91 si rivolge a quest'anima che ha dato la risposta a Virgilio e di cui sta vedendo la schiena praticamente, no? Perché è contro il pavimento con la pancia all'ingiù. Verso 91. Spirito in cui pianger matura quel senza il quale a Dio tornar non possi, sosto un poco per me tua maggior cura. Allora, Dante un po' dall'alto, no? Parla quest'anima che è per terra e gli dice: Spirito in cui il pianto sta maturando, quello senza cui non si può tornare a Dio. Cioè, c'è di nuovo quest'idea della fertilità del pianto che appariva nelle parole dette dall'angelo, no? Beati quelli che piangono perché potranno essere consolati. In questo caso, Dante sta dicendo, in mezzo al vocativo, che il pianto è come una sorta di pioggia che permette di maturare il frutto del pentimento, senza il quale non si può arrivare a Dio. E gli dice, sosta un poco, cioè sofferma un poco la tua maggior cura, cioè la tua preoccupazione maggiore, cioè smetti un po' di piangere per parlare con me. Chi fosti e perché volti avete i dossi al su mi di? E se vuoi che io ti impetri, cosa di là un Dio vivendo mossi? Allora, Dante molto sinteticamente chiede, diciamo, esprime tre cose a quest'anima. Prima gli domanda chi è stato quando era al mondo, cioè chiede dell'identità di questo penitente. Poi domanda qual è la causa di questo contrapasso, cioè perché avete i dossi, cioè la schiena, rivolta all'insù, mi dice, cioè dimmi. E dimmi anche se vuoi che io ottenga per te qualcosa dal mondo dal quale ancora in prima vita mi mossi, cioè gli offre, come ha di solito fatto con tutti i penitenti del purgatorio, di inviare un suo messaggio affinché si preghi per lui nel mondo, dicendo in una subordinata molto velocemente che lui è vivo, che ha il primo corpo, e che è una cosa che evidentemente non era stata palese all'anima, perché siccome non può vedere, probabilmente aveva preso Dante e Virgilio per due penitenti normali, diciamo, due anime che stanno salendo all'altra cornice. E allora al verso 97 quest'anima risponde, ed elli a me, perché i nostri diretri rivolga in cielo a sé, saprai, ma prima scia, scuodego fui successor Petri.
Allora, gli dice perché il cielo faccia sì che noi mettiamo i nostri dossi verso di lui, lo saprai. Ma prima gli dice solennemente in latino, sappi che io sono stato un papa, cioè un successore di Pietro. È interessante che quest'anima, insomma, preponga a ogni altra considerazione la sua condizione di papa, perché, come voi sapete, l'associazione tra una carica ecclesiastica e l'avarizia è per Dante uno dei segni più gravi della corruzione della sua epoca, e infatti tra gli avari dell'inferno lui aveva visto molti preti, come Virgilio gli aveva fatto notare, e i papi, diciamo, contro i quali Dante lancia l'invettiva più grave di tutto il viaggio infernale, sono nel cerchio, nell'ottavo cerchio, ma specificamente nella bolgia della Simonia, che è un peccato chiaramente di frode dovuto alla volontà di avere beni materiali. E infatti lì, nel discorso che Dante fa molto duro a Niccolò III, lui dice: la vostra avarizia ha rovinato il mondo. E quindi Dante ha già legato quell'altro peccato di frode a questo dell'avarizia. Quindi questo papa, di cui adesso vediamo chi è, probabilmente, siccome sta lavorando su se stesso per allontanare l'avarizia dalla sua anima, indica che è stato un papa per denunciare se stesso immediatamente, consapevole della gravità che proprio chi dovrebbe condurre l'umanità verso il bene spirituale si lasci tentare dall'avarizia. Questo papa che ora si presenterà è un problema critico anche questo, perché da quello che dice è stato identificato senz'altro con Adriano V, un papa insomma di origine nobile, ottobuono dei Fieschi, conti di Lavagna, quindi della Liguria, che è stato solo pochi mesi, insomma, del 1276, papa come Adriano V, ma di cui non ci sono pervenuti altri commenti sulla propria avarizia e neanche su una propria conversione. Per cui, secondo gli studiosi, è probabile che Dante l'abbia confuso con Adriano IV. Comunque, non importa questo, importa il personaggio che Dante ci presenta, quindi leggiamo dal verso 100, dove sta parlando appunto questo penitente. Intra Siestri e Chiaveri s'adima una fiumana bella, e del suo nome lo titol del mio sangue fa sua cima. Allora, nella Liguria orientale, fra questi borghi di Siestri e Chiaveri, si adima, cioè si avalla, un bel fiume del cui nome prende il titolo il mio sangue. Sono conti appunto di Lavagna. Un mese poco più prova io come pesa il gran manto a chi del fango il guarda, che piuma sembran tutte l'altre some. Allora lui dice che solo un po' più di un mese lui sperimentò quanto pesa la carica papale, nominata metonimicamente attraverso il gran manto, espressione che aveva già usato Dante nel secondo canto dell'Inferno, e a proposito appunto del carattere provvidenziale di Roma, e nel canto 19° dell'Inferno, dove appunto questo episodio di Niccolò III tra i simoniaci, cui accennavo prima. Quindi quello che dice, invece di dire io fui papa solo per un po' più di un mese, dice: provai quanto pesa il gran manto a colui che lo vuole conservare pulito dal fango.
È così pesante questo compito che tutte le altre somme, cioè tutti gli altri pesi, sembrano una piuma in confronto. E quindi già in questa sorta di confessione, questo penitente avaro sta in qualche modo lanciando una critica ai suoi papi contemporanei, cioè congeneri, che in qualche modo rendono il fango talmente denso che è molto difficile essere un papa onesto, puro, in quest'epoca. E al verso 106 aggiunge: la mia conversione, ohimè, fu tarda, ma come fatto fu il roman pastore, così scopersi la vita bugiarda. Questo è interessantissimo, no? Perché chiaramente lui fu papa negli ultimi giorni della sua vita, no? Fino alla morte. E dicendo che la sua conversione fu tarda, sta dicendo che arrivò ad essere papa senza essere un cristiano, insomma, virtuoso. Ed effettivamente poi dice: ma non appena fui nominato pastore romano, cioè papa, immediatamente scopersi il carattere ingannevole della vita del mondo, cioè la vita bugiarda, essendo già papa. E come lo scopre? Vidi che lì non s'acquetava il cuore, né più salir potiesi in quella vita, perché di questa in me s'accese amore. Interessantissimo quello che sta dicendo, perché qui vediamo un avaro probabilmente di potere più che di soldi, che dice: quando io fui nominato papa, scoprii che il mio cuore non si acquetava lì, cioè che avendo ottenuto la più alta carica cui potevo ambire, non ero appagato nei miei desideri. E sapevo che più in quella vita del mondo non si poteva salire, quindi che avevo raggiunto il massimo cui potevo ambire nella vita, e tuttavia non ero acquietato, continuavo ad essere irrequieto nel desiderio, per cui in me si accese l'amore di questa vita, cioè della vita spirituale che è la vera vita, no? Per i cristiani dopo la morte. Fino a quel punto, misera e partita da Dio, anima fui, del tutto avara. Or come vedi, qui ne son punita. Allora, fino a quel punto, finché non scoprì, essendo papa, che nel mondo non c'è ne nessun bene che possa mettere in calma il desiderio umano, fui un'anima misera, cioè miserevole e appartata, lontana da Dio, totalmente avara. E ora, come vedi, sono punito di questo nel purgatorio. E ora il verso 115 comincia il suo discorso relativo a quella domanda di Dante, che era: dimmi per quale motivo siete sdraiati con i retri verso l'alto. E quindi al verso 115: quel che avarizia fa, qui si dichiara in purgazione delle anime converse, e nulla pena il monte ha più amara. Cioè, quello che l'avarizia produce è evidente nella purgazione delle anime che sono capovolte, cioè con la pancia verso il basso. E nessuna pena, tutto il monte ha più amara di questo.
immediatamente spiega la natura del contrapasso. Siccome l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra immerse. Allora, la prima condizione del contrapasso è quella che si dice in questi versi che abbiamo appena letto. Così come il nostro occhio, quando eravamo vivi, non si aderse in alto, di nuovo il verbo aderire, cui ci riferivamo prima, essendo fisso alle cose terrene, del basso, così, giustamente, la giustizia ci sommerse qui alla terra, ci impedisce di guardare in alto, così come non abbiamo fatto in vita. E adesso al verso 121, un altro aspetto del contrapasso che Dante non ci aveva anticipato: come avarizia spense a ciascun bene lo nostro amor, onde operar perdesi, così giustizia qui stretti ne tene nei piedi e nelle mani legati e presi. Cioè, così come l'avarizia ci fece spendere ogni nostro bene nell'amore delle cose materiali, per cui abbiamo perso le buone opere, la possibilità di operare, così qua la giustizia ci mantiene stretti nei piedi e nelle mani, legati e presi. Quindi qui veniamo a sapere che queste anime non solo sono con la pancia verso il basso, ma sono anche legati nei piedi e nelle mani, come sono stati impossibilitati di fare buone opere, tanto sono stati macchiati di avarizia quando erano vivi. E aggiunge al verso 125: e quanto fia piacer del giusto sire, tanto staremo immobili e distesi. Cioè, è per tutto il tempo che vorrà il nostro giusto Signore, Dio, tanto staremo a faccia in giù distesi, immobili qua sulla pietra. Allora Dante, che evidentemente quando ha sentito che questo con cui sta parlando un papa, si era inginocchiato mentre lui parlava, ma il papa non lo poteva vedere perché era con la faccia verso il basso. Allora guardate che cosa succede al verso 127. Io m'ero inginocchiato e volea dire, cioè mi ero già inginocchiato e volevo parlare, ma incominciai ed el s'accorse solo ascoltando del mio reverire, quale cagion disse in giù così ti torse? Allora, l'altro non l'aveva visto, ma non appena Dante comincia a parlare, lui si accorge dalla fonte sonora, no? Dal fatto che Dante sta emettendo suoni più vicino a lui rispetto a prima, quando era in piedi, si rese conto che Dante si era inginocchiato in reverenza del mio reverire, dice il verso 129, gli domanda: per quale causa ti sei curvato così? E allora al verso 131 Dante risponde: e io a lui, per vostra dignitate mia coscienza dritto mi rimorse. Cioè, per la dignità della vostra diciamo mansione in vita, la mia coscienza mi rimorse di stare dritto, dice Dante, non me la sentivo di stare in alto parlando con un papa. E allora al verso 133 Adriano risponde: drizza le gambe, levate in su, frate, rispose, non errare, conservo sono teque con gli altri ad una podestate. Cioè, indirizza le gambe, mettiti ancora in piede, levite su, fratello, il solito vocativo che usano le anime per indicare che sono nella stessa gerarchia le une degli altri, non errare, cioè non ti sbagliare. Io sono conservo con te e con gli altri ad una stessa potestà, che chiaramente è quella di Dio. Qui quest'anima, questo papa, sta citando
l'angelo dell'Apocalisse che indica Giovanni che si era postrato davanti a lui, che sono entrambi conservi di Dio, dicendogli tu Dio devi adorare, non me. E al verso 136, per giustificare questa sua correzione a Dante, aggiunge Adriano: semmai quel santo evangelico suono che dice neque nubent intendesti, ben puoi veder perché io così ragiono. Allora, qui gli sta dicendo: se tu hai capito quelle parole evangeliche che dicono neque nubent e le hai capito, puoi vedere perché io ti parlo così. Allora, qui sta citando Adriano un episodio del Vangelo di Matteo e anche di Luca, in cui si racconta che quando i Sadducei volevano prendersi, insomma, prendere in giro Gesù, che parlava della resurrezione dei corpi, gli avevano domandato: ma una donna che è rimasta vedova 7 volte e ha sposato 7 fratelli, con chi sarà sposata dopo la resurrezione? E Cristo aveva appunto risposto: in resurrezione neque nubent neque nubentur, e cioè dopo la resurrezione non sposerete nessuno, né sarete sposati da nessuno, sed erant sicut angeli Dei in cielo, cioè ma sarete come angeli di Dio in cielo. Quindi le parole di Gesù stanno sottolineando che i vincoli di parentela e le gerarchie del mondo si perdono nella vita dell'aldilà, e quindi servono a far capire a Dante che non deve più reverenza a chi è stato papa nel mondo, perché ormai nel mondo della salvezza sono tutti uguali come figli di Dio. E al verso 139, vi ricordate che Dante gli aveva detto: ti prego di interrompere la tua maggior cura per parlare con me? E adesso lui ha già risposto chi era e perché sono così, insomma, con questo contrapasso. Gli manca rispondere a quell'offerta che gli ha fatto Dante, di poter ottenere qualcosa per lui nel mondo cui è destinato a tornare. E quindi al verso 139 Adriano aggiunge: vattene ormai, non vo che più t'arresti, che la tua stanza mio pianger disagia, col qual maturo ciò che tu dicesti. Cioè, ormai vattene, non voglio più stare qui a parlare con te, già che il tuo soggiorno qua disagia, cioè mette in disagio il mio piangere, con il quale sto maturando quello che tu stesso hai detto, cioè quello con cui, diciamo, quel frutto della penitenza senza il quale non si può vedere Dio. E subito dopo, al verso 142, nepote ho io di là che a nome alaggia, buona da sé, purché la nostra casa non faccia lei per essempio malvagia, e questa sola di là me rimasa. Allora, questa Alagia è una nipote, figlia del fratello Niccolò Fieschi, di questo Adriano, di questo Papa Adriano, famosa dalle cronache per la sua bontà e la sua virtù, e lui chiarisce che è buona per se stessa, purché tutto il resto, insomma, che la circonda, non la contagi di corruzione. Ed è la sola, dice nell'ultimo verso, che mi è rimasta di là buona, e quindi che pregando può essere ascoltata da Dio, perché come sappiamo fin dai primi canti del Purgatorio, le preghiere di quelli che, insomma, non godono, non sono in grazia di Dio, e i peccatori non vengono ascoltate, insomma, da Dio. Allora, il canto si chiude con questo discorso un po' amaro, no? Un po'
un po' malinconico di questo personaggio che si sta purgando e sa che nel mondo rimangono poche persone virtuose cui affidare l'accelerazione della propria purgazione, e nel prossimo canto avremo modo di parlare con altri personaggi macchiatisi della stessa colpa di avarizia e prodigalità. Avete qualche dubbio? Qualcuno domanda se in questo canto Dante non spiega come l'anima si rende conto che lui è vivo. No, l'anima non si rende conto, glielo dice Dante. Glielo dice Dante quando gli offre appunto, adesso vi dico esattamente in che verso, quando è nel verso 96, quando gli offre di fare qualcosa per lui, tornando al mondo dal quale si mosse vivo. E quindi è un'informazione che Dante dà a lui perché lui non lo può vedere. Qualche altra domanda? Bene, allora lo Questo, rileggiamo. Sì. perdón, ha estado muy buena esta clase, te agradezco mucho, me No. encanta verte y me siento muy bien en el grupo. Muchísimas gracias, saludo a todos, Bene, especialmente a ti. sono Grazie. contenta. Dante fa sempre bene. Sì, lo creo. Qualcuno dice che impressiona la teatralità del racconto. Sì, infatti possiamo sempre sapere quali sono le posizioni del corpo, qual è la velocità dell'andata, qual è il tono del discorso. Effettivamente è molto teatrale la commedia, è molto teatrale. Sì. Yo creo que nos hace ir por los tres, las tres periodos, ¿no? Nos hace caminar, nos hace andar al lado de él. Yo lo leí, lo estudié cuando era muy jovencita y hoy tengo 80 y me emociona como en aquel momento. Así que es tan actual, es tan actual. Ha sido tan sabio lo que ha hecho él, refiriéndose a su época, que es universal. Han pasado los siglos y sigue siendo como que un escritor de hoy. Yo, ahora en esta época de tantas ofertas electorales, le decía a mi esposo, yo quisiera escribir, no como Dante, pero parecido, como para ver unos cuantos en el infierno. Allora, Con el perdón. di questo suo commento vorrei riprendere un attimo un'osservazione che mi sembra molto importante, cioè questo ci fa fare il percorso insieme a lui. Questo è molto importante perché questa teatralità che notava prima Gigliola, il realismo incredibile di questo libro scritto 700 anni fa, lungi dall'essere una strategia puramente letteraria, di essere un'astuzia retorica, obbedisce all'obiettivo del libro, che è farci vivere insieme a lui questa strada di apprendimento e di sanazione. E quindi effettivamente è incredibile come tanti secoli dopo, in un mondo per tanti versi diverso da quello, insomma, dove Dante ha vissuto, che continui a destare questa stessa fortissima impressione. Sì. Prego. Grazie. Allora, rileggiamo il testo e ci salutiamo fino alla settimana prossima. Grazie, grazie a tutti, grazie Claudia. Grazie a voi. Nell'ora che non puoi, il calor diurno intepidar più il freddo della luna, vinto da terre, talor da Saturno, quando i geomanti lor maggior fortuna veggiono in orienti, innanzi all'alba, sorger per via che poco l'està bruna, mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sopra i piedi storta, con le man monche di colore scialba. Io la mirava,
E come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le facea scorta la lingua e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto come amor vuol così le colorava. Poiché l'avea il parlar così disciolto, cominciava a cantar sì che con pena da lei avrei mio intento rivolto. Io son cantava, io son dolce e serena, che il marinare in mezzo a mar di smago, tanto son di piacere a sentir piena. Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco s'ausa, rado sen parte, sì tutto l'appago. Ancor non era sua bocca richiusa quando una donna apparve santa e presta lunghesso me per far colei confusa. O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Fieramente dicea, ed el venia con gli occhi fitti puri in quell'onesta. L'altra prendea e dinanzi la mia fendendo i drappi e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. Io mossi gli occhi e il buon maestro, al mentre vocito messe, dicea, surgi e vieni, troviam l'aperta per la qual tu entri. Scusate che attittissimo. Su mi levai e tutti erano già pieni dell'alto digiron del sacro monte e andavam col sol novo alle reni. Seguendo lui, portava la mia fronte come colui che l'ha di pensier carc, che fa di sé un mezzo arco di ponte, quando io udì, venite, qui si varca, parlare in modo soave e benigno, qual non si sente in questa mortal marca. Con l'ali aperte, che parean di cigno, volseci su colui che si parlonne tra due pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne, cui lugent affermando esser beati, che avran di consolar l'anime donne. Che hai che pur inver la gente da terra quati? La guida mia incominciò a dirmi poco a men due dall'angel sormontati. E io, con tanta sospeccion, fairmi novella vision che a sé mi piega, sicch'io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quell'antica strega che sola sopra noi ormai si piagne. Vedesti come l'uom da lei si slega. Bastiti e batti a terra le calcagne. Gli occhi rivolgi al logoro che gira, lo regge eterno con le rote magne. Qual è il falcon che prima i piè si mira, indi si volge al grido e si protende per lo disio del pasto che là il tira, tal mi fec'io, e tal quanto si fende la roccia per dar via chi va suso, n'andai in fin dove il cerchiar si prende. Com'io nel quinto giro fui dischiuso, vidi gente per esso che piangea, giacendo a terra tutta volta in giuso. Ad aesi pavimento anima mea, sentia dir lor con sì alti sospiri che la parola appena si intendea. O eletti di Dio, li cui soffriri e giustizia e speranza fammen duri, drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovar la via piuttosto, le vostre destre sien sempre di fuori. Così pregò il poeta e si risposto poco dinanzi a noi ne fu, perché io nel parlare avvisai l'alto nascosto, e volsi gli occhi agli occhi al Signor mio, ond'elli mi assentì con lieto cenno ciò che chiedea la vista del disio. Poich'io potei di me fare a mio senno, trassimi sopra quella creatura le cui parole pria notarmi fenno, dicendo, spirito in cui pianger matura, quel senza il quale a Dio tornar non possi, sosto un poco per me tua maggior cura. Chi fosti e perché volti avetti dossi al sumidì, e se vuoi ch'io ti impetri, cosa di là, ond'io vivendo mossi? Ed egli a me, perché i nostri diretri rivolgo in cielo a sé saprai, ma prima scia spodevo fu il successor Petri. Intra siestri e chiaveri s'adima una fiumana bella, e del suo nome lo titol del mio sangue fa sua cima.
Un mese poco più prova io come pesa il manto a chi del fango il guarda, che piuma sembran tutte l'altre sole. La mia conversione me fu tarda, ma come fatto fui roman pastore, così scopersi la vita bugiarda. Vidi che lì non s'acquetava il core, né più salir potiesi in quella vita, perché di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto, misera partita da Dio, anima fui del tutto avara, or come vedi, qui ne son punita. Quel cavarizia fa, qui si dichiara in purgazione dell'anime converse, e nulla pena il monte ha più amara. Siccome l'occhio nostro non s'aderse in alto fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra immerse. Come avarizia stense a ciascun bene lo nostro amore, onde operar perdessi, così giustizia qui stretti ne tene, nei piedi e nelle mani, legati e presi. E quanto fia piacer del giusto sire, tanto staremo immobili e distesi. Io m'ero inginocchiato e volea dire, ma com'io incominciai ed el s'accorse solo ascoltando del mio reverire, quali cagion disse in giù così ti torse? E io a lui, per vostra dignitate, mia coscienza dritto mi rimorse. Drizza le gambe, levati su, frate, rispose, non errare, conservo solo, teque con gli altri ad una podestate. Semmai quel santo evangelico suono che dice neque nube, ti intendesti, ben puoi vedere perché io così ragiono. Vattene ormai, non vo che più t'arresti, che la tua stanza mio pianger disagia, col qual maturo ciò che tu dicesti. Nepote ho io di là che ha nome Alagia, buona da sé, purché la nostra casa non faccia lei per essempro malvagia, e questa sola di là mi è rimasa. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima.